L'avvocato Marco Iacobucci è stato confermato alla presidenza del Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno Sagittario. È avvenuto nei giorni scorsi, quando si è proceduto all'elezione della nuova deputazione amministrativa. Sono stati eletti inoltre il vicepresidente Aldo Gentile per il territorio aquilano e i componenti Umberto Margiotta di Confagricoltura, Nicola Ennio Cianfaglione di Coldiretti e l'avvocato sulmonese Luciano Angelone. All'indomani del rinnovo del consiglio d'amministrazione arrivano le polemiche di Confagricoltura, che parla di scelta motivata da logiche politiche interne al comune di Pratola. Confagricoltura fa sapere che il proprio rappresentante, il pratolano Umberto Margiotta, è stato eletto per contestare l'operato di Iacobucci, in quanto non è ancora noto, afferma Confagricoltura, cosa il presidente avrà intenzione di fare per gli interessi dell'intera collettività. Replica a Confagricoltura il segretario della destra di Pratola Peligna, Franco Cautela, che definisce la presa di posizione dell'associazione di categoria il solito inciuccio dei cacciatori di poltrone. Cautela chiede espressamente al vicepresidente di Confagricoltura a quale gruppo si riconosce, la smettessero, afferma, di salire una volta sui carri di destra e un'altra sui carri di sinistra. È una vergogna votare contro un paesano. Cautela ricorda al vicepresidente di Confagricoltura che vicine a lui ci sono persone che fino a qualche tempo fa si trovavano dentro il PDL, stessa coalizione dove appartiene il neoeletto presidente. La cosa più grave è votare contro uno che fa parte della stessa parrocchia. Il segretario della destra prende spunto per dire che la politica non è fatta per i propri interessi, ma per quelli di tutti i cittadini. Ecco perché in Valle Peligna non otteniamo mai nulla. L'auspicio di Cautela è che si possa riuscire ad andare avanti uniti, altrimenti, conclude, non andremo da nessuna parte e non riusciremo mai a mandare un rappresentante in regione e in provincia.